Ulam si ferma, servizio per Amsic, quindi Val di Fiori, palla per Mertens, sta per entrare in area di rigore, avanza Mertens, il tiro, gol, segna Mertens, cambia il volto del Napoli e riesce a realizzare un gol importante che riapre la gara, Pescara 2, Napoli 1. Grande gol, il giocatore più in forma si mette in campo dal primo minuto. Caglion, che comunque raggiunge il pallone, invita ad avanzare anche Yusai, il pallone infatti è per l'albanese che arriva, vorrebbe crossare, lo fa a mezza altezza, la palla sbagliata, gol Mertens, gol, ancora il belga, il folletto belga pareggia in pochi minuti e cambia il volto alla partita, siamo al 62esimo, Pescara 2, Mertens 2. Hai detto bene Carmine, vedendo qualche segnale di calo nel Pescara che si è manifestato in maniera molto evidente con questa attenzione difensiva. Evidentemente poi ci annetta la vista dopo tanto sforzo e poi commettere errori tecnici, e però qui che cosa serve? Serve il giocatore che va a attaccare la rietta piccola, era lì Mertens, attaccare la rietta piccola partendo da sinistra, è entrato dentro con rabbia, con determinazione, ha segnato due grandi gol da attaccante vero,